trovate, amici di Gilda News. Concorso Ecco i bandi. Pubblicati i bandi di concorso a cattedra per docenti infanzia, primaria, primo e secondo grado sostegno. La domanda potrà essere presentata esclusivamente online sul portale del MIUR dalle ore 8 del 29 febbraio alle ore 14 del 30 marzo. Per questa attività è prevista nello stesso periodo un servizio di assistenza telefonica. Attenzione! Le domande presentate con modalità diversa da quella indicata non sono prese in considerazione. Nella domanda online l'aspirante dovrà compilare le informazioni richieste in merito a regione e insegnamenti richiesti, titoli di accesso, altri titoli valutabili in aggiunta al titolo di accesso, titoli di preferenza, titoli di riserva, altre dichiarazioni. A partire dai prossimi giorni saranno rese disponibili alcune FAQ. Entro il prossimo 12 aprile, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, saranno diffuse le date delle prove scritte che si svolgeranno a partire dalla fine del mese di aprile. Ore buca. Rusconi, vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, ha dichiarato che con le attuali 40 ore annuali di ogni docente si possa fare innovazione formativa lavorando in ambito collegiale, confrontandosi con i colleghi, è un'illusione smentita dalla realtà di ogni giorno. Ci si imbatte, continua Rusconi, infatti, in docenti che, anche nel momento clou di un progetto, interrompono la loro partecipazione perché eccedente rispetto alle 40 ore. Non si è fatta attendere la risposta di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, che in un'intervista ad Orizzonte Scuola ha ritenuto tale affermazione fantasiosa, proprio di chi non sa cosa avviene nelle scuole. Intanto le 40 ore, continua Di Meglio, non c'entrano nulla con i progetti, sono cose diverse. Le 40 ore servono ad esempio per tenere i rapporti con le famiglie, per i consigli di classe, di intersezione. Invece i progetti sono concepiti e finanziati con il fondo d'istituto e non mi risulta che qualcuno li interrompa perché scadono le 40 ore. Anzi, inoltre i docenti svolgono attività che non vengono retribuite secondo le norme europee regolarmente recepite come le ore buche. Convegno Gilda. Come anticipato da Professione Docente del mese di marzo con il titolo di apertura verso il referendum, la Gilda degli Insegnanti organizza a Roma un convegno il prossimo 16 marzo su Buona Scuola e profili di incostituzionalità. Interverranno Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, Antonio D'Andrea, professore ordinario di istituzioni e diritto pubblico, Massimo Villone, già professore di diritto costituzionale, Fabrizio Rebershek, presidente associazione docenti articolo 33, Tommaso De Grandis, responsabile nazionale ufficio legale federazione Gilda UNAMS. Precari, il MIUR perde in appello. I precari della scuola hanno il diritto ad essere collocati a pettine nella GAE, a ribadirlo questa volta la Corte d'Appello di Napoli, che ha respinto il ricorso del MIUR su una sentenza precedente. Questa viene confermata ed il Ministero è stato condannato al pagamento di 35.000 euro di spese di soccombenza. Renzi in ascolto. In occasione dell'assemblea PD, Renzi dichiara di voler coinvolgere il mondo degli insegnanti sulle deleghe relative alla riforma, ma concretamente tira dritto per la sua strada. Preludio di campagna elettorale? Bonus e comitato di valutazione. Incontro tra MIUR e organizzazioni sindacali che hanno chiesto di contrattare sul bonus in quanto salario accessorio, con criteri nazionali, rivedendo i parametri di attribuzione. Il MIUR assicura che, per i primi di marzo, saranno comunicati ai sindacati le proposte concrete. Inoltre, sul comitato di valutazione, il Ministero assicura che non darà indirizzi specifici in merito ai criteri del comitato di valutazione. Diplomi truffa. Gli ispettori della pubblica istruzione hanno revocato l'autorizzazione a 4 diplomifici in Lombardia, gestiti dalla società Leonardo da Vinci.
mascherandosi da istituti privati col riconoscimento statale, erano di fatto strutture truffaldine che elargivano diplomi di maturità in cambio di congrui pagamenti. È una novità? Abbiamo provato a digitare su internet diplomi truffa e il motore di ricerca ha trovato 239.000 risultati. Gita scolastica in montagna. Lo studente che si infortuna sciando fuori pista, non osservando le indicazioni dei docenti ed i limiti di accesso, non può pretendere risarcimento integrale dei danni subiti. Così recita una sentenza della Cassazione che si è pronunciata su un infortunio accaduto ad un alunno di una scuola superiore. Progetti laureati all'estero. Opportunità di lavoro in università estere per laureati italiani. Questa possibilità nasce dalla collaborazione di tre università italiane, Siena, Roma, Perugia. Mira a dare la possibilità di lavoro a brillanti laureati per l'insegnamento dell'italiano. Ribaltare la scuola. Una signora decrepita con un vestito nuovo. Ecco a cosa assomiglia la scuola secondo lo psicologo Giacomo Stella, esperto di dislessia. Mettere al centro l'apprendimento reale di ciascun alunno anziché un traguardo astratto uguale per tutti. Tarlazio anno di formazione. Questo concorso è una follia. Ambiti territoriali. Questi video della settimana. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime news.